In un certo senso, la teoria dell'evoluzione di Darwin è certa a priori e non necessita di tante prove per supportarla. Una semplice e sana riflessione basata sull'osservazione dei fenomeni è bastante. Chi cerca di confutarla, per contro, non ha nulla di serio a cui appoggiarsi e lo fa in maniera puerile, opponendogli non una scienza, ma un credo, vale a dire la creazione. Cosicché si genera una falsa diatriba tra evoluzionisti e creazionisti, la quale è una pura finzione, giacché scienza e fede corrono su piani diversi che non possono mai incontrarsi. Chi discute con un creazionista è come colui che si reca in manicomio per far ragionare un pazzo visionario. Da dove credete siano venuti fuori, miei cari creazionisti, tutte queste forme di vita, ognuna così adatta all'ambiente nel quale vive? Che forse, miei illustri signori, siano per caso cadute dal cielo? L'evoluzione nasce attraverso la spietata lotta delle forme, dalla quale quella vincente e più adatta all'ambiente circostante ottiene la meglio, mentre l'altra o sopravvive in forma subordinata o si estingue. Quando le condizioni lo consentono, si verifica il caso che da questa lotta scaturisce una forma superiore. Ogni forma, superiore o inferiore che sia, non è mai definitiva. Infatti, specie le forme superiori possono sempre regredire in una forma inferiore, oppure essere condotte all'estinzione per sopravvenuti stravolgimenti nel delicato equilibrio della natura. La natura è in una continua trasformazione. Ciò che è naturale è il prodotto di una violenta guerra senza fine che gli esseri si fanno fra di loro, dopo la quale non sempre la natura raggiunge il suo scopo, vale a dire la creazione di forme più stabili e superiori. Vengono fuori al contrario dei mostri e deformità che per estinguerli e superarli ci vogliono tempi lunghissimi, basti guardare l'uomo moderno regredito a consumista. Tutto questo avviene attraverso una spaventosa lotta di sterminio per la sopravvivenza, in cui vita e morte sono indissolubilmente intrecciate senza che mai si giunga ad alcunché di fisso ed immutabile. Dunque si può a buon diritto definire la natura anche con il termine mortura, ed essa è, come giustamente la definì Leopardi, madre di parto e di voler matrigna.